Don Roberto, buonasera, buonasera Don Roberto. Vi piace Don Roberto? No, però è bello. È come la sciarpa che indossate, sì. Infatti, è uguale. La benedizione di Don Roberto e la sua presenza ci rende più tranquilli, considerando che stasera insomma trattiamo un tema in maniera leggera e comica della pazzia. Allora, quale senza persona, offese, senza Daniele. Offese, Daniele può essere... Sì, no, vabbè, vabbè, si muove bene, assolutamente. È una materia che la conosce. Sì, quando era piccolino io dicevo sempre. Bene. Sì, non vindi noi. Meno male che non hanno una... ce li giochiamo. Io capelli inumano perché siamo sotto la tomba. A Natale, per il periodo festivo. Periodo, insomma, anche perché... essendo una commedia di Edoardo era molto legato anche alle simbologie di quello che era il lotto napoletano, quello che è ancora il lotto napoletano, quindi siamo in argomento. Però a Natale giustamente Edoardo si porta, perciò ho visto il letto c'è il lotto, è il no lotto. Il lotto, quello è il letto, è un divano. Ma letto è la vostra foto, no, lotto, lotto, il lotto. Sì, no, che, ma purtroppo... quindi Don Roberto, allora è una novità stasera. E stasera, domani? Sì, domani più. Più domani, cioè stasera o domani, Don domani Roberto? Più. Quindi lei, quando è possibile? Com'è il titolo dello spettacolo? Ditegli. Sempre di sì. Quindi? E quindi è sì. Sì, allora. Allora domani? Domani, è sì. Quindi domani Don Roberto ufficialmente sarà presente al Teatro Arbossella Ginesposi, non sappiamo cosa farà. Verrà a mancare. Ma verrà a mancare? Lo spettacolo. Ah, lo spettacolo verrà magari. No, ci siamo preoccupati perché. No. Ma allora pensiamo a farla prima, perché poi se qualcuno, capito? Ah, ok. Non si sente. Perché gli attori che veramente sono molti noti alle forze dell'ordine meno. Parecchi loro non vanno a uscire a capo perché hanno un problema. Arresto domiciliare, sì. Però vabbè, qualche piccola truffa, qualche. Continuate sempre però. Sempre. Continuate aggravate, sì. Quindi ci stanno anche le aggravanti. Noi vi aspettiamo numerosi, mi raccomando, venite. Non ci stanno posti, però venite perché i posti li facciamo uscire, vedremo sta potenza. I pani e i pesci, qualcuno si ricorda, no? Abbiamo partito con un pesciolino e subito si è allargato. Quindi lui... una blasfemia, no, venite perché no, è tutto esaurito, ma ricordate, sì, non... Sì, no, assolutamente no. Però tu sei tutto esaurito. No, ma... No, noi non siamo esauriti, ma ditegli sempre di sì. Quando uno dice sì, è già una bella parola, sì. No, è brutto. Noi diciamo sempre di sì. E quindi posso fare una domanda? Cioè, tutto quello che verrà, diciamo così, raccolto, sì. Lo donerete a Danilo. Sì. Volevo prendere in castagno, invece non è detto. Invece no, ha detto sì. Di sempre di sì. È normale, di sempre di sì. Sì. Non so che raccogliamo però. Cicorie, pomodore, quindi noi. Quindi lo diciamo anche pubblicamente, Daniele, quest'anno 2024 che ora sarà l'anno del tuo matrimonio, dico bene? Sì, ditemi sempre di sì. Sì, ha detto sicuramente. Stasera. L'unica cosa c'è un problema. Anche un'altra domanda. Il prete è sempre occupato. No, sono libero. Per quel giorno si libererà, figurati. Sì. No, ma lui ha un'agenda lunga. Quindi mamma Palacci, di papà con. Quindi già intervisto lo spettacolo. Allora, Don Roberto. Primo atto è fanuto. Sì. Allora, domani sera, che è 21, e chi non viene non si diverte. Però domani sera l'ho scelto orario buono perché alle 18 siamo già impegnati. Per tirare la serenità, non possiamo sbagliare. Certo. Sempre alle 21. Sempre alle 18 domani. Sì, e poi voi sempre... una volta che uno si è vista la Salernitana, speriamo in maniera positiva, viene qua e si viene a rilassare, a divertire. È pure giusto. Se invece la vedi in maniera negativa... E allora, ricordiamo l'appuntamento. Stasera e domani alle 21 al Teatro Arbossella, ditegli sempre di sì di Edoardo, vi divertirete. Vi faremo anche riflettere su qualche cosa seria, ma sempre con il sorriso sulle labbra. Quindi vi aspettiamo numerosi. Venite. C'è saputo Don Roberto. Prego. Diciamo anche, sono i migliori attori che tu puoi girare, li puoi inquadrare. Ok, anche. Li inquadriamo un attimo. Non sono potuti ecco. Venire, però ci sono loro. Come vi chiamate? Teresa. Marisa. Gianluigi. Giulia. Salvatore. Come? Salvatore. Ma conosce Don Roberto? Don Roberto direi che non lo conosce. Chi non lo ha? Ok. Dire, è un volto noto. È noto. Penso che sia noto. E chi lo conosce?
E chi lo conosce, lo dici tu, non farlo dire a me, ma dovrebbe essere lo evita. Però. Ah, dopo voglio che lo chiediamo. Lo evita. Non vorremmo finissimo. Guarda, chi lo conosce, lo evita. No, no, chi lo conosce lo apprezza, lo stima, gli vuole bene. Quindi e allora? Siamo coperti. Domani. A stasera e domani. 30. Buonasera, che Daniele Nafici. A stasera e domani, lo aspettiamo. Però domani ci sarà una sorpresa. Sì, esce sì. Lui pace. No, esatto. Gli auguri per il nuovo anno. Per il nuovo anno. Ci sarà un ospite che li farà. E non possiamo dire chi è. E non possiamo dire chi è. Va bene, a domani. A domani e pure a stasera. Non vi scordate.